amicinemoto.it, oggi siamo volati in Florida a mettere finalmente le mani su una delle moto più chiacchierate e curiose della stagione 2024. Stiamo parlando della Triumph da motocross. Sì ragazzi, la Triumph ha fatto la moto da cross e ha fatto 250 cc, 4 tempi. Studiata in Inghilterra e sviluppata in America, un connubio di due mondi che ha messo alla luce un progetto davvero interessante. Progetto nuovissimo, iniziato nel 2019 e oggi vediamo finalmente la moto di serie che tra breve potrà essere comprata presso i concessionari. Tutta nuova, soluzioni tecniche particolari, innovativi, ma soprattutto un grande equilibrio. Vediamo come va. L'abilità che ti trasmette è veramente incredibile. Di altro perché poi diventa molto facile da inserire nei canali. Dal punto di vista del telaio è una figata perché ti dona un sacco di fiducia, è super maneggevole. Motore super potente, senti come canta anche quando lo tiri. Perché è bello rotondo sotto, ma quando lo tiri comunque non si lamenta, anzi. Dal telaio, un telaio in alluminio con delle parti forgiate e delle parti saldate, una doppia culla all'interno del quale si inserisce un motore 250 4 tempi davvero davvero piccolino. Questo telaio si abbina a un pacchetto di sospensioni di altissimo livello, troviamo infatti davanti una Kayaba da 48 e il suo mono al posteriore che donano a questa moto tanta stabilità e soprattutto tanta sincerità. Moto stabile nel veloce, ma anche molto reattiva nella prima fase di inserimenti e di guida, soprattutto quando devi cambiare traiettoria e devi buttarti da un canale all'altro. L'ho apprezzata davvero tanto. Non troppo stretta dal punto di vista ergonomico, quindi c'è un discreto spazio fra le gambe, soprattutto nella zona del radiatore e del serbatoio, anche se comunque è molto rastremato e si unisce bene alla sella a quello che sono i fianchetti laterali posteriori, molto molto sottili e che consentono al pilota grandissimo movimento.
apprezzato tantissimo anche la posizione da seduto, perché spesso e volentieri con le gambe lunghe mi trovo sempre un po' costretto con il manubrio, soprattutto con quello che sono i modelli di serie. Invece in questo caso c'è un punto della sella abbastanza centrale, quindi sopra le pedane, dove quando ti vai a inserire in curva senti che è proprio fatto per stare in quella posizione. Quindi questa triangolazione di spazio fra sella, pedane e manubrio l'ho trovata ottima anche per le mie gambe lunghe. Dal punto di vista dei comandi troviamo tanta roba sul manubrio. Abbiamo questo manubrio Pro Taper al quale viene abbinato una pompa del freno anteriore Brembo con rispettive pinze Brembo da due pistoncini e un disco da 260 mm. Abbiamo un comando del gas Domino abbinato a quello che sono le manopole di nuova tecnologia, quindi con il fermo direttamente sulla manopola della ODI. Al lato sinistro troviamo una frizione sempre marchiata Brembo, idraulica, e poi abbiamo una serie di tasti dal quale poter gestire tutta la parte elettronica di questa moto, che è ben dotata. Troviamo infatti le sigle LC, che è il launch control, serve utile e fondamentale per le partenze, abbiamo provato anche questo. Abbiamo il quick shifter che può essere attivato oppure no, che permette una cambiata elettronica, quindi senza l'uso della frizione. Abbiamo il traction control che può essere inserito, disinserito, e poi abbiamo una M che è la gestione delle mappe. Di standard, quindi luce spenta, abbiamo la mappa, quella diciamo full power, mentre con la luce accesa i ragazzi di Triumph oggi hanno inserito una mappa leggermente più soft, diciamo, più che altro con una schiena più progressiva e più morbida, che soprattutto nel terreno di questo pomeriggio che era un pochino secco ho particolarmente apprezzato. Dal punto di vista del motore troviamo una termica davvero compatta e soprattutto in grado di creare una potenza notevole, perché infatti stiamo parlando di 48 cavalli a 13.500 giri, ma se per comunque piloti più esperti è molto apprezzabile quello che è la potenza agli alti regimi, perché gira veramente in maniera prepotente, è anche particolarmente bella e divertente per chi vuole utilizzare la schiena, la parte centrale dell'aerogazione, perché è molto rotonda ma comunque ha un'ottima coppia. Il tutto è coadiuvato da un peso generale intorno ai 105 kg che rendono la sensazione di guida molto molto maneggevole e leggera, perché al di là del fatto di essere leggera sulla bilancia, la prima percezione, quella più importante che ho potuto apprezzare, è il fatto che comunque quando la guidi la moto risulta molto leggera, molto agile, ma allo stesso tempo stabile. Vede in piedi, è molto istintiva, molto lineare e ti porta in una situazione con un buon carico sul posteriore dove riesci a far lavorare bene il mono, ma altrettanto comunque una buona centralità su quello che è la parte anteriore, quindi riesci a inserire molto bene nei canali. E a parte una primissima fase dove ha un leggero stallo, appena comunque incominci a dare il gas lei si distende e diventa molto precisa e stabile sul veloce, soprattutto in queste piste dove oggi comunque la quarta era d'ufficio e forse anche di più. Completano il pacchetto una serie di componentistiche di alto livello: cerchi della Dirt Star modello 7000, pneumatici della Pirelli, i classici intramontabili MX32, e un impianto di scarico bellissimo da vedere che crea un rumore e un sound davvero caratteristico. Devo dire che la sensazione generale di questa moto, che pur essendo diciamo la prima generazione in assoluto, quindi non diciamo l'aggiornamento di un modello precedente, qua stiamo proprio parlando della prima moto da cross marcata Triumph, il pacchetto che sono riusciti a mettere assieme è davvero notevole, perché comunque sì, ci sono delle scelte tecniche comunque presenti anche su altri modelli, su altre moto, ma non è detto che prendendo il meglio di ogni casa e di ogni altra tipologia di moto si riesca a mettere assieme un pacchetto che funzioni. Invece qui sono riusciti davvero a creare un'identità che è notevole, è unica, e sicuramente da qui il passo evolutivo è molto interessante, perché se è vero che questa è la prima moto al quale poi seguirà anche una gamma e altri modelli, qua la base tecnica e comunque la sensazione è che ci credono davvero tanto e che non lasciano spazio nulla al caso. Basti pensare all'entourage, solo nella giornata di oggi comunque abbiamo avuto qua piloti del calibro di Ricky Carmichael,
abbiamo avuto Stanton, abbiamo avuto De Sal, Tedesco, Cervantes, questi sono alcuni dei collaudatori, per non parlare poi delle squadre che sono state ingaggiate sia a livello di Supercross americano sia per quello che vedremo nel mondiale Motocross MX2. Quindi la Triumph 250 è solo l'inizio di un'era che vedrà comunque questa casa inglese protagonista su quello che sarà il mondo delle due ruote, perché come tutti sappiamo, se per quanto riguarda diciamo il segmento stradale non è obbligatorio e necessario avere comunque un reparto racing, qui chiaramente lo spirito di queste moto sono assolutamente da competizione e quindi non possono diciamo esistere senza tutto quello che è il mondo racing. La prima presa di contatto di questa moto quindi è stata davvero positiva, notevole, e soprattutto si è davanti a un prodotto assolutamente finito, quindi pronto per essere distribuito nei concessionari. Tra l'altro in Italia sono stati selezionati 9 sulle varie regioni che saranno poi formati e dal quale si potranno incominciare ad avere queste moto a partire da aprile, ma poi anche quello che è tutto il discorso aftermarket, perché comunque Triumph sta investendo molto anche su quello che è la semplicità di reperimento di quello che sono i pezzi di ricambio per rendere queste moto pronte, subito fruibili e facili da gestire per la rete, sia per gli amatori che vanno a girare la domenica, ma sia anche per chi le vuole utilizzare per correre. Quindi ragazzi, se non avete ancora scelto la moto per il 2024, questa sicuramente da inserire nel paniere. Sarà disponibile dalla primavera, il prezzo è fissato a 11.395 e la troverete presso una serie selezionata di concessionari Triumph. Allora ragazzi, per ora è tutto da Moto.it e dalla Florida. Ci vediamo alla prossima prova, spero il più presto possibile. Ciao 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 ciao!